devi essere un giardiniere, un pompiere e un portiere. Così ho risposto a una mia amica che mi ha detto: Monti, mi licenzio e mi metto in proprio. Ecco, il mio consiglio è questo qua: giardiniere anzitutto devi essere, perché in fondo il tuo mestiere è piantare i tuoi semini della tua giardinieria aziendale, e poi in un qualche modo organizzi il design del tuo giardino intraprendente e poi cresce da solo, non è che ti metti tu a tirare le piante per farle crescere. Il tuo lavoro è un lavoro di organizzazione, di scelta, di selezione, di motivazione. Cresci, pianticello, cerchiamo di fare un buon giardino, ecco. Poi devi essere un pompiere, perché ogni giorno c'è un incendio da estinguere. E se tu ti metti in proprio, in sostanza vivi con l'estintore sotto il cuscino ogni giorno. E com'è che dice il proverbio? Se il caldo ti dà fastidio, è meglio che non ci stai in cucina. E poi devi essere un portiere, perché quando i problemi immancabili giornalieri saltano la tua difesa, saltano la barriera difensiva della tua squadra, alla fine ci sei solo tu. Ti giri, c'è solo la rete della bancarotta dietro di te che ti guarda, come dire, adesso, e tu ti metti lì con i tuoi bei guantini intraprendenti, e o la pari tu o non la para nessuno.